era un pezzo mancante nella bibliografia e nella storia soprattutto di Pistoia. Così Laura Poggiani spiega la ragione che l'ha spinta a scrivere un libro sulla vita di Manrico Duceschi, di cui è nipote, meglio conosciuto come il partigiano Pippo. Il volume dal titolo Il comandante Pippo, edito da Argo, è stato presentato nella sala maggiore di Palazzo di Giano, alla presenza di autorità locali, dell'ANPI, di ATVL, del centro studi Calamandrei e di studenti delle scuole. Duceschi, qui a Pistoia, è stata intitolata una via nella zona di Piazza d'Armi. Nato a Capua da genitori pistoiesi, fu studente del Forte Guerri, partecipando dopo l'8 settembre alla Resistenza, operando con la sua formazione tra Garfagnana, Valdinievole e Montagna Pistoiese. Partecipò poi alle azioni di liberazione di diverse città del nord Italia. Era una formazione apartitica, perché proprio Manrico sosteneva, giustamente, che la politica divide e in quel contesto particolare storico c'era bisogno di essere uniti per fronteggiare il vero pericolo. E poi della politica eventualmente era una libera scelta che poteva fare chiunque dopo la battaglia finita praticamente. Lui ha lasciato una lezione politica, sociale, umana anche come eredità alla comunità pistoiese. Molto, perché se si leggono i suoi scritti sono attuali, sembrano scritti ieri praticamente. Già dà un giudizio del fatto che appunto nessun uomo ha in realtà dentro di sé la capacità di poter erigersi a giudice di altri, né politicamente né sotto altri profili, per cui è una persona che malgrado abbia comandato una formazione aveva anche dei concetti molto ecumenici, diciamo, nel senso che praticamente per lui contava l'uomo, non le sue idee, e contava quello che sapeva fare, non chi lo sponsorizzava, diciamo così.